Eccoci Presidente, un altro buon risultato fuori casa ieri nell'anticipo. Il tuo Carpreto sembra aver ripreso la strada che aveva, diciamo, abbandonato con l'inizio del 2018. Ora sono tre risultati utili consecutivi e soprattutto la squadra è ritornata, quella squadra arcigna forte che sa giocare a calcio e soprattutto, insomma, ottiene risultati. Sì, sì, sicuramente abbiamo avuto una piccola flessione che ci ha portato ancora in una zona abbastanza sempre tranquilla, ma un po' più critica verso i play-out. Dunque non stavamo attraversando un bel momento. Adesso ci siamo ripresi, ieri è stato un bel risultato, un pareggio Montevarchi. Ci speravamo, ci contavamo, anche se possiamo recriminare qualcosa, ma siamo andati... è stato un risultato utile per noi e sono contentissimo di quello che abbiamo fatto. Mercoledì turno infrasettimanale con la capolista Rimini che sembra lanciata per ritornare in Serie C. Ecco, la prima cosa che dico io, peccato di mercoledì, altrimenti sarebbe stata una partita che molti sarebbero venuti a vedere. Sì, c'è questo rammarico qua che se la giocavamo di domenica... devo dire che sarebbe stato anche un bellissimo incasso, tempo permettendo. La giochiamo di mercoledì, ciò non toglie sicuramente l'importanza che ha questo incontro. Per noi è molto importante, indipendentemente dal fatto che è la prima in classifica, ma dobbiamo continuare la nostra striscia positiva. E poi io francamente ho un sassolino nella scarpa, l'abbiamo preso 5 gol che non meritavamo. Spero vivamente di fare lo sgambetto a Rimini. Più 6 a 11 gare dalla fine, c'è un, come dicevi tu prima, un piccolo vantaggio che non è ancora quello definitivo. Ecco, state però già guardando al futuro del prossimo campionato? Stai già cominciando a ragionare anche in termini future oppure continui a basarti su quello che è questa stagione? Allora, intanto dobbiamo salvarci, in questo campionato non è facile, anche se abbiamo 7 punti sulla zona play-out, nel momento che molli la guardia qua ti fanno lo sgambetto tutti, pertanto dobbiamo guardare sicuramente questo campionato qua, però un occhio al prossimo l'abbiamo sempre tenuto, lo terrò sempre, come avevo detto a suo tempo bisogna guardare anche avanti, guardo avanti con fiducia, pertanto spero vivamente di portare alla salvezza questo Carpaneto, perché se lo merita, ha dato tanto, abbiamo pagato tanta inesperienza questo anno qua, e se ci salveremo, che me lo auguro, ha del miracolo da neopromossa, pertanto non nego che comunque un occhio avanti ce lo sto mettendo, ci stiamo guardando attorno, stiamo preparando le basi anche per l'anno prossimo. Riavvolgiamo un altro nastro di questa stagione, c'è un capitolo comunque importante che è la famosa amichevole il giovedì che avete svolto in casa della Juventus. Ecco, si può dire che è il punto più alto della tua presidenza? Penso di sì, perché è veramente, io sono juventino, è stata un'emozione che mi auguro che tanti possano provare, perché vai in casa di una squadra che nel momento che varchi i cancelli capisce perché vince così tanti campionati, che non sta a me adesso e non è il momento di elencarli, però dal modo di comportarsi, dalla rigidità delle cose che poi diventa la semplicità di lavorare, capisci perché è una squadra sul tetto dell'Italia, non posso dire sul tetto dell'Europa perché da juventino abbiamo perso tante finali di Champions sul tetto dell'Italia, ma veramente è una soddisfazione che vorrei che tanti provassero.